Così, vi ringrazio caramente per avermi concesso l'opportunità di spiegare alcuni concetti che in generale sono sottovalutati, ma altamente importanti, i meccanismi differenziativi. Meccanismi differenziativi che coinvolge tutte le cellule dei mammiferi, sono caratterizzate, accomunate tutte dallo stesso genotipo. Malgrado ciò, il fenotipo risulta essere peculiare per ogni singolo componente. Fenotipo che viene inteso come tutta la serie di caratteristiche morfo-funzionali che caratterizzano una determinata cellula. Questa eterogeneità genetica è dovuta al processo di differenziazione, che va inteso come tutta una serie di mappe che portano ad una specializzazione della cellula, rendendola sia dal punto di vista morfologico che funzionale differente sia dalla cellula progenitrice che da tutte le altre cellule parentali. Il processo di differenziazione avviene immediatamente dopo il processo di proliferazione e questo viene definito appunto differenziazione terminale. Questo è un concetto molto importante, in quanto è bene rimarcare come questi due processi siano antidetici, nel senso che se avviene la proliferazione il meccanismo di differenziamento viene bloccato e viceversa. In condizioni fisiologiche questi due processi sono finemente regolati, ma in seguito ad alterazioni che possono essere multifattoriali, tutti i meccanismi di regolazione spostano l'equilibrio verso il processo di proliferazione a scapito del differenziamento. E questo è caratteristico del fenotipo tumorale. Affinché il processo di differenziamento sia regolato nei canoni fisiologici, è necessario che vi sia una regolazione genica. Regolazione genica che è strettamente correlata con il microambiente. Microambiente che può essere esplicato sia dalla comunicazione a corto raggio tra le cellule, ma soprattutto assieme tutta una serie di segnali di natura sia esoergonica che endoergonica che agiscono in maniera singola e sinergica. Nel sinergismo inteso proprio nel senso fattoriale, nel senso che l'azione dei singoli componenti presi nel complesso non è uguale alla loro somma, ma si parla appunto di effetto di scala logaritmica. Considerando appunto la regolazione dell'espressione genica, si possono essere diverse tappe di regolazione. Dal punto di vista gerarchico, la più importante è costituita dal controllo della trascrizione. Questo ci permette di controllare spazio-temporalmente l'espressione di un determinato gene. Questo significa che saranno gli elementi esergonici ed endergonici precedentemente menzionati in grado di stabilire quando un gene deve essere attivo e quando no. Altri meccanismi sono rappresentati dal controllo post-trascrizionale, come meccanismi di splicing alternativo o reazioni di poliadenilazione dell'RNA, ed infine un controllo post-traduzionale. Post-traduzionale anch'esso modulato dalle stesse molecole ergoniche e che coinvolgono il riavvolgimento e il folding delle proteine assieme all'ausilio di una particolare classe di molecole, chiamate le sciaperoline. Il punto nevralgico di questi step, come detto, è costituito dal controllo dell'espressione trascrizionale. Controllo dell'espressione trascrizionale che è strettamente correlato con i vari meccanismi di compattamento e decompattamento della cromatina. Questi meccanismi vengono descritti attraverso un nuovo termine che è stato coniato da poco tempo, ossia epigenetica. Tutta una serie di modificazioni chimiche a livello sia del DNA che della proteina, elementi che costituiscono la cromatina, senza interferire sul codice genetico. Considerando appunto la cromatina, non dobbiamo considerarla come un elemento omogeneo, ma considerando le diverse scale di dimensioni, essa è costituita da diversi gradi di compattamento, dove l'unità fondamentale è costituita dal nucleosoma. Nucleosoma con un core costituito da un ottagono proteico attorno al quale viene avvolto da una ripetizione di 146 paia di basi. Queste interazioni sono interazioni di tipo elettrostatiche,
dove le cariche positive delle proteine istoriche interagiscono con le cariche negative dell'ossatura del DNA. Questo grado di compattamento, diciamo, è stato dimostrato sperimentalmente interferire sull'espressione di differenti geni, geni coinvolti nei processi di differenziamento cellulare, quindi di proteine coinvolte nella motilità, nella proliferazione e di conseguenza anche nel controllo del ciclo cellulare. È stato altresì dimostrato che esistono diversi meccanismi epigenetici che consentono in qualche modo di favorire i meccanismi di trascrizione dei geni precedentemente menzionati e quindi un'espressione genica differenziale regolata. I meccanismi principali dal punto di vista chimico e enzimatico sono i processi di metilazione, fosforilazione ed acetilazione. I processi di acetilazione consentono praticamente il trasferimento di un gruppo acetile a livello dei residui di lisina presenti nella coda del core istorico a livello della porzione amminoterminale. Dal punto di vista chimico, l'inserimento di questi gruppi acetilici induce una schermatura delle cariche negative del DNA con conseguente repulsione elettrostatica del DNA dal core istorico. Da ciò ne consegue un aumento del substrato del DNA nei confronti di tutto il complesso proteico rivolto verso la trascrizione genica. Oltre a questo, ne consegue anche un disassemblaggio delle proteine istoriche ed un aumento appunto della superficie di contatto dell'apparato di trascrizione. Un altro meccanismo epigenetico che risulta essere altamente specifico in quanto interviene proprio a livello delle basi del DNA è costituito dal processo di metilazione. Il processo di metilazione è ben conosciuto nei meccanismi di imprinting genomico e dal punto di vista chimico consiste in un trasferimento di un gruppo metilico a livello del carbonio 5 della citosina presente nel DNA. La presenza di questo gruppo metile in pratica interferisce sull'assemblaggio dell'apparato di trascrizione. Detto in parole povere, l'aggiunta di un gruppo metile in pratica è come se fosse un semaforo che gli blocca l'espressione di un determinato gene. Perché sono stati introdotti questi processi epigenetici? Perché è stato visto ormai che nella maggior parte dei tumori alterazioni nel grado di compattamento e di decompattamento e di silenziamento genico della cromatina sono condizioni predisponenti sia nei confronti della carcinogenesi che nella progressione della cellula tumorale. Per cui appare chiaro che un'ipermetilazione di tutti quei geni che sono coinvolti appunto nel ciclo cellulare, nei pathway di trasduzione del segnale, dell'apoptosi e dell'adesione cellulare, in pratica spostano quell'equilibrio precedentemente menzionato dal processo di differenziamento al processo di proliferazione incontrollata. In pratica si ottiene quel fenotipo di proliferazione affinalistica. Inoltre il processo di mancata differenziazione vuol dire aumento della frequenza di mutazione. Un esempio, eventi di ipermetilazione a livello di geni che codificano per proteine che sono in grado di riparare eventuali mutazioni a livello del codice genetico, in pratica mi fanno altro che aumentare la frequenza di mutazione, perché la proteina non viene tradotta e di conseguenza le mutazioni per ogni ciclo cellulare controllato aumentano in maniera proporzionale. Quindi appare chiaro che una delle possibili strategie consiste quello di ristabilire quell'equilibrio fisiologico dal processo di proliferazione incontrollata ad un processo di differenziamento regolato. Queste strategie consistono appunto nell'impiego di sostanze esergoniche ed endergoniche che agendo sia a livello singolo che sinergico sono in grado appunto di ristabilire il fenotipo della cellula fisiologica. Gli interventi dal punto di vista molecolare consistono appunto nell'andare ad attivare e disattivare, a seconda dei casi, le proteine e gli enzimi precedentemente menzionati, quindi costituita da acetiltrasferasi per i processi di acetilazione delle proteine istoriche e della DNA metiltrasferasi per quanto riguarda il silenziamento genico. Le molecole più studiate per questa attività sono costituite dai retinoidi. La loro attività è potentissima perché
in pratica sono in grado di attraversare le membrane cellulari, sono altamente lipofile, e legandosi con particolari recettori nucleari, questi fungono da fattori di trascrizione. Questi fattori di trascrizione sono in grado di attivarmi le proteine di acetilazione. Questo complesso macromolecolare mi favorisce quei fenomeni di srotolamento del DNA dal core istonico, quindi fornendo tutti i binari necessari per la trascrizione e la produzione di tutte quelle proteine del differenziamento cellulare. In questo caso ne ho menzionato alcune, come la P27, P21, P23 e P53, proteine regolatori sia del ciclo cellulare che della apoptosi, ed alcune proteine specifiche a seconda dell'istotipo. Un meccanismo simile è rappresentato dalla vitamina D3, il cui meccanismo d'azione consiste nel suo legame a livello nucleare con i recettori VDR. E in questa diapositiva ho voluto mettere in risalto l'attività sinergica della stessa vitamina insieme ai retinoidi, perché a livello nucleare il complesso ligando recettore, sia per quanto riguarda le vitamine che i retinoidi, sono in grado di dimerizzare, e l'effetto a livello trascrizionale risulta essere ampiamente potenziato, con uno spostamento dell'equilibrio dalla proliferazione verso i fenomeni di differenziamento cellulare. Nell'ultimo periodo è stato rimesso in risalto, inoltre, la potente attività differenziativa di una molecola che si è parlato abbondantemente nel corso del congresso, sia la melatonina. Questi sono due studi di rete dove stranamente mette in risalto i meccanismi di differenziamento cellulare e addirittura una possibile attività sinergica con vitamina A, C e tocoferoli. I meccanismi molecolari non sono stati ancora del tutto ricostruiti, però possiamo fare delle ipotesi. Come detto prima dal dottor Gualano, la melatonina, per via della sua struttura chimica, presenta una versatilità spaventosa. È costituita da un gruppo metilico e da un gruppo acetilico, tra i diversi radicali. E questo dovrebbe già fare già pensare. C'è un gruppo acetilico, quindi potrebbe interferire a livello competitivo nei confronti delle deacetilasi, favorendo quindi l'azione dell'acetiltransferasi. Inoltre, il gruppo metilico potrebbe sempre andare ad interferire in modo competitivo nei confronti degli enzimi metiltransferasi, che, come abbiamo detto prima, utilizzano come substrato il radicale metilico per andare a silenziarmi un determinato gene. Inoltre, la melatonina non agisce soltanto a livello del DNA, un altro possibile meccanismo a livello dei recettori di membrana MT1 ed MT2. La cui cascata del segnale induce l'attività di altri fattori di trascrizione che, insieme a quelli del VDR e dell'RAR, vengono definiti elementi di risposta dei ligandi. Questi non fanno altro che attivarmi tutti quei geni responsabili per il differenziamento cellulare. Quest'ultima diapositiva è per illustrare e per rimarcare ancora una volta l'effetto sinergico di tutte queste molecole. Molecole che agiscono a livello nucleare in maniera selettiva, sinergica, e per cui potrebbe avere dal punto di vista clinico delle ripercussioni positive, ossia abbassare il dosaggio, in quanto l'effetto, essendo fattoriale, risulta essere molto più... ATRA, acido trans retinoico, tutto trans. Sì, ho messo in risalto l'ATRA perché tra i recettori dei retinoidi più importanti sono quelli per l'acido retinoico RAR, mentre l'RXR presenta un'elevata affinità di legame per l'acido cisretinoico. Riassumendo, ho cercato di spiegare alcuni elementi chiave, ossia che l'epigenetica lega all'espressione genica non alterando appunto la sequenza del codice genetico. Esistono alcuni tipi di regolazione che intervengono sia a livello del DNA che delle proteine istonico. La presenza di alterazioni di questi meccanismi epigenetici sono alle basi dei processi di cancerogenesi e della progressione tumorale.
si può riprogrammare in maniera sinergica l'epigenoma attraverso modulatori biologici, ossia melatonina, vitamina D, A, E. Vorrei concludere questa relazione con una frase che riesce molto meglio a spiegare quanto ho cercato di dire in questa giornata. Grazie a tutti e scusate per l'inizio.